per la fede cristiana è Gesù ad averci raccontato il Padre, raccontato a parole ma raccontato anche con le parabole. Ma forse c'è dell'altro, forse Gesù ha reso tutta la sua vita un racconto, una narrazione che ci ha mostrato il volto del Padre, un volto che forse non ci aspettavamo, così misericordioso, così buono, così aperto verso gli uomini. Luciano Manicardi, scrittore e monaco della comunità di Bose, è appena intervenuto al Festival Biblico parlando di Gesù come narratore del Padre. Sì, certamente Gesù narra Dio innanzitutto con tutto il suo modo di vivere, con la pratica di umanità che gli mette in atto, quindi con la sua umanità calda, con la sua fidabilità. Gesù si mostra uomo affidabile, capace di incontro con i poveri, di incontro con i malati, capace di compassione. Narra dunque un volto di Dio che è accogliente, che è misericordioso e che vince il male non con il castigo, non con la punizione, ma con un bene ancora più grande. Così come Gesù usa delle parole che sono normalmente estremamente semplici per parlare di Dio. Non parla di Dio facendo astratte filosofie, ma narrando storie come le parabole, che sono storie della più ordinaria quotidianità e che si pongono sul piano dell'orizzonte che era vissuto dagli ascoltatori di Gesù, uomini anch'essi semplici, pastori, contadini, pescatori. E in questo modo Gesù mostra come Dio abita il quotidiano, come la presenza di Dio può essere percepita, vista, toccata proprio nelle relazioni storiche, quotidiane. Non è un Dio del settimo cielo. Gesù, potremmo dire, fa, chiamando Dio Abba, nel dialogo di preghiera Gesù lo chiama papà, fa scendere Dio, diciamo così, dalle altezze inarrivabili dei cieli e lo pone nella dimora domestica, rendendolo dunque una presenza prossima, vicina, compassionevole. Tutto è narrazione, abbiamo visto, anche noi comunque narriamo a nostra volta la nostra vita, il nostro rapporto con la fede. E l'invito che ci fa forse Gesù con il suo stile di narrazione è quello di pulire le nostre parole, avendo anche un'etica, insomma, della nostra narrazione. Sì, io credo che questo sia un problema urgentissimo per la nostra società, per la vita politica, per la vita ecclesiale. Occorre imparare che ogni parola ha una valenza etica, essendo parola rivolta a un altro o a altri, essendo parola in cui io esprimo la mia dignità umana e essendo che di parole vive una convivenza civile, vive una comunità. E quindi le parole devono essere affidabili, non menzogniere, devono essere lasciate a colui che le ascolta, responsabilità della parola, che quando io ho pronunciato una parola, questa è di proprietà, diciamo così, di chi la ascolta. E dunque la parola non può essere vanificata, manipolata, non può essere deturpata, deve essere rispettata nel suo valore etico, perché solo così viene rispettato anche il suo valore civile e di capacità di costruzione di un tessuto civile democratico.